adozione perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Regina, in questo giorno in cui ti onoriamo con animo grato per la tua materna e antica protezione, desideriamo rispondere a una tua richiesta fatta a Fatima. Affidandoci alle tue cure materne, vogliamo seguire l'esempio del tuo figlio Gesù che ti fu sottomesso e obbediente. Ave Maria, oggi si propone con solennità da parte di tutti i castiglionesi che mi onoro rappresentare il gesto simbolico della consegna a te, beata madre della catena, della chiave della città, opera del maestro Pippo Contadino, cui vanno i nostri più fervidi ringraziamenti per la donazione. Un gesto simbolico, ma con un profondo significato morale e spirituale, e cioè l'affidarci, come castiglionesi, completamente e totalmente alla tua protezione, nostra madre padrona. In questo particolare momento invochiamo la tua benedizione, o Maria Santissima della Catena, su tutte le nostre famiglie, poiché la famiglia è il nucleo fondamentale della società, la prima forma di aggregazione su cui fondare la convivenza civile. Ed in senso più ampio, stendi la tua benedizione a quella grande famiglia rappresentata dalla comunità castiglionese e fai in modo che scevra dai egoismi possa essere animata da unità di intenti, da spirito di fattiva collaborazione e di reciproco sostegno, finalizzati al benessere comune. Invochiamo inoltre la tua celeste protezione sui nostri giovani e sui nostri anziani. Concede ai primi di crescere gioiosamente senza farsi appindolare dalle lusinghe del consumismo e del materialismo. Rendili consapevoli dei veri valori dell'esistenza umana e fai in modo che possano aspirare ad un lavoro in loco, in modo da non dover